che è un'avventura, come dicevo prima, al di là della sportività, è un viaggio attraverso l'Europa, questo è importante, quindi attraverso la cultura, la storia delle montagne, e questo è in fondo il clou di questo progetto. Che impressione hai avuto dai contatti che hai incontrato? Ma io ho avuto delle estremamente positive, perché la gente quando ti incontra è curiosa, a parte che quando mi vedono con tutto questo ambaradan sono curiosi, vogliono capire da dove uno arriva, cosa fa, eccetera. E poi c'è tantissima accoglienza, la gente capisce lo sforzo e la difficoltà, e quindi è bello, no? Perché poi magari lungo la strada tirano giù i finestrini della macchina, ti applaudono, ti incitano, questa è una cosa bellissima. Ed è ciò che ti permette poi di continuare, no? In fondo. Perché come dicevo, comunque i momenti di difficoltà sono stati tanti, perché tante salite, comunque un centinaio di salite sono tante. Quando parlo di salite sono salite serie, vuol dire salite vere, non salitelle, quindi vuol dire la fatica tutti i giorni. Voi pensate che tutti i giorni due o tre salite, le condizioni meteo non favorevoli, quindi tutto insieme è una fatica. E questo, però la gente lo capisce, questo è positivo, una cosa positiva. L'ultimo percorso, la Via del Sale, per cui hai elogiato in maniera eccezionale. L'altro capitolo. Dovere straordinaria. Ci credi veramente? No, ci credo veramente, perché su tante strade sterrate che ho fatto, veramente la Via del Sale è qualcosa di unico. Approfittiamo di questo momento iconico dell'arrivo di Giovanni Pansera, da questa sua traversata davvero leggendaria dai Carpazi alla Via del Sale, per dire anche che il cicloturismo è davvero un motore del sistema turistico cuneese. Lo stanno dicendo anche i numeri, che sono naturalmente ancora provvisori, di quest'estate 2022, che si stanno avvicinando sempre di più al periodo prepandemico, quindi stiamo raggiungendo i numeri del 2019. Avere personaggi come Giovanni Pansera che ci aiutano a esportare le bellezze del nostro territorio all'estero è per noi un orgoglio. Proprio per questo la TL del Cuneese ha sostenuto la sua impresa e l'ha nominato ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo. Il sistema Cuneo alla fine non è solo un modo di dire, ma veramente si realizza con i fatti. Ognuno di noi mette in campo le capacità, le competenze e poi, come dicevo prima, la nostra malattia, perché siamo tutti malati di turismo, di voler far emergere la nostra terra con tutti i mezzi possibili. Questa iniziativa di Pansera è ha dell'incredibile, perché come diceva prima Giovanni, ha percorso più di 4.000 chilometri, poi è arrivato alla conclusione sulla Via del Sale e avete sentito che cosa ha detto. Questa strada, la Via del Sale, è la più bella del mondo, quindi questo ci inorgoglisce e ci fa credere ulteriormente che siamo sulla buona strada.